Io mi chiamo Giovanni Dallera, sono un avvocato di Milano. Sono stato contattato da Microsoft per utilizzare questo strumento, Surface, per introdurlo nella mia attività professionale di tutti i giorni e verificarne appunto le potenzialità di utilizzo. È uno strumento col quale personalmente mi sono trovato molto bene e ha risposto appieno a quelle che sono le mie esigenze professionali. Mi spiego, io sono un avvocato che si occupa prevalentemente di diritto penale e chi svolge la mia professione lo sa, l'avvocato penalista ha molti tempi morti, molto spesso si è in trasferta presso i tribunali dislocati nelle varie parti d'Italia. Questo vuol dire avere ahimè, molto tempo a disposizione, ma difficilmente impiegabile se non si ha uno strumento, ad esempio come questo, che ti possa consentire non solo di avere un tablet utile per i normali utilizzi, ma anche un vero e proprio PC portatile di dimensioni ridottissime. Io attraverso il sistema tethering che tutti noi conosciamo, ho potuto consultare le banche dati online che utilizzo abitualmente, anche trovandomi in udienza ed essendo fuori studio, l'ho potuto utilizzare per la redazione di atti. Finora non avevo mai pensato di acquistare un qualcosa di vagamente simile, come poteva essere un tablet di quelli che normalmente oggi si trovano sul mercato, proprio perché il tablet avrebbe avuto per me un utilizzo abbastanza limitato e poco significativo, al contrario di Surface che, come ripeto, è un portatile a tutti gli effetti che ti consente di avere sempre con te a disposizione quello di cui necessiti. I programmi utilizzati sono i più noti programmi di videoscrittura che io utilizzo da sempre, no? Quindi Word con tutte le varie magari applicazioni di Office su Excel, cose di questo tipo. E qua devo dire che evidentemente il fatto di avere una tastiera e quindi diversamente dal tablet ordinario di non dover semplicemente operare con la funzione touch sullo schermo è un valore aggiunto importante. Poi gli altri programmi. Io personalmente non conoscevo e mi sono avvicinato abbastanza con entusiasmo a questa funzione di utilizzo del tablet mediante la penna ottica. Sicuramente una delle funzioni più interessanti è quella di potersi collegare sul cloud, sulla nuvola e quindi di poter agire sugli atti che uno redige utilizzando indifferentemente Surface piuttosto che il normale PC di studio, piuttosto che lo smartphone, lo storage, il magazzino che si può utilizzare è veramente, la memoria è veramente enorme, può contenere moltissimi dati e è soprattutto un sistema molto sicuro rispetto a quelli che normalmente finora avevo avuto modo di visionare e di utilizzare. Oltre a essere uno strumento di utilizzo quotidiano, lavorativo, estremamente versatile e importante, diventa anche un simpatico compagno di giochi quando si ha un po' di tempo libero. Una volta tolta la tastiera, il nostro Surface diventa un tablet a tutti gli effetti. Io personalmente sono un patito di calcio, quindi la prima cosa che sono andato a scaricarmi è stato FIFA World Play e devo dire che ci ho giocato veramente tanto e mi sono divertito molto.